Dunque, allora abbiamo detto questo esercizio è del 23 luglio 2014, esercizio 3, giusto? Allora, vediamo di fare il disegno da capo. Faccio soltanto il disegno per il punto di riposo. Vediamo un po' se mi ricordo bene. No, era qua. Quindi ho una resistenza e poi il diodo. Vabbè. Quindi qui c'è questo è J1, questo è J2, questo qua è J3, questo è RD, RD, RS, RS, VDD, questo lo chiamo VG1 e VG2. Dunque, vediamo un po' le tensioni quanto valgono. Abbiamo 15 volte 0, quindi questo è collegato così a 0, questi sono 15 volt, questi sono 6 volt e questi sono 6 volt, poi questi sono 100 ohm, 100 ohm. Poi c'è 950 ohm, 5500, ok, 5.5K, 5.5K, 950. E poi c'è questi due, una capacità, una resistenza. Qui, dunque, la capacità da 1 picofarad della resistenza da 100 K, quindi 1 pico e 100 K. Vi ricordate, no? Insomma, spesso l'unità di misura si sottintende, no? Visto che c'è, cioè, che è implicita nel tipo di circuito. Va bene. Allora, risolviamo prima il punto di riposo. Com'è che ci si comporta? Innanzitutto il circuito è simmetrico. Bene, vedete perché c'è sinistra da parte di J1, destra da parte di J2, le polarizzazioni sono uguali, le resistenze sono uguali. Poi dai source di J1 e di J2 si va allo stesso nodo che corrisponde al drain di J3. Quindi di fatto il circuito è simmetrico. Questo vuol dire che il nodo sul drain di J1 e il nodo di drain di J2 hanno la stessa tensione e quindi non passa corrente nella resistenza, questa resistenza R, perché la tensione è nulla, quindi per il momento si può trascurare. Il circuito è simmetrico, i drain di J1 e J2 sono alla stessa tensione. Quindi non passa corrente in R. Quindi per il momento quelli ce li possiamo scordare. Allora, la prima cosa che dobbiamo fare è calcolare la corrente in J3. Una volta che abbiamo la corrente in J3, questa si divide in due, in J1 e J2, quindi abbiamo la corrente in J1 e in J2 e quindi possiamo calcolare il punto di riposo. Va bene? Quindi così è il meccanismo. La corrente in J3 è
è imposta dalla polarizzazione. Praticamente questo G3 si comporta come un generatore di corrente. Adesso vediamo tra un attimo. In pratica, questo circuito con questa resistenza impone la corrente. Questa si chiama RSA. In pratica, come si ragiona? Vabbè, partiamo da J3. Io che cosa posso dire? VG è uguale a 0 perché il gate è a massa ed è uguale anche a VGS più RSA per i D3, dove il D3, diciamo, è la corrente in J3. Quindi VGS, la tensione tra gate e source, più la caduta su RSA è uguale a 0. E quindi questo mi dice che VGS è uguale a meno RSA per il D3. Poi devo fare qui un'ipotesi, che J3 sia in saturazione, e questo è praticamente indispensabile, altrimenti in generale negli amplificatori cerco di usarli quasi tutti in saturazione. Ora faccio l'ipotesi che sia vero, poi verifico. Se è vero, allora avrò che IDS è che ID3 è funzione di VGS, quindi vedete, ho due equazioni, due incognite, trovo sia ID sia VGS, d'accordo? Questa funzione qui la posso andare a prendere sulle caratteristiche. Vediamo se prendo anche le caratteristiche. Questo è un 3819, mi pare, vero? 3819, sì. Quindi ce l'ho qua. Caratteristiche trasferimento, eccola qua. Per VGS off uguale meno 3, vedete che è il nostro caso. Aspetta, vediamo un pochino se. No, volevo ritagliare questa figura in modo da poterci disegnare sopra, ma non so se mi riesce. Non so se c'è un corto. Se mi riesce, se la esporto. Allora, vedete, la figura giusta è questa qua, transfer characteristics ID in funzione di VGS. Allora io la prendo questa, take a snapshot, la porto nel foglio successivo. Allora, questa è la figura, questa mi sa che la posso togliere. Quella che mi interessa è questa centrale, vedete, ho 25 gradi, meno 55 gradi e 125 gradi. Allora, adesso vado a prendere l'espressione di prima, VGS uguale meno RSA per il D3, la scrivo qua e mi ricordo che RSA è 950 ohm, quindi qui ho VGS uguale meno RSA per il D3. Ok, allora quindi per esempio quando il D è uguale a 2 mA,
VGS viene meno 950 per 2 per 10 a meno 3 fa meno 1,9 volt. D'accordo? Quindi in pratica io ho questo, passa dall'origine la retta, e poi quando il D è uguale a 2, questo è uguale a meno 1,9. Ah, guardate, l'ho preso. Quindi adesso ho due punti, posso tracciare la retta. Quindi la retta passa di qui. Vediamo un po' se la retta riusciamo a farla bene. La retta deve passare di qui. Così, va bene? Quindi il punto di riposo sarà questo qui, dove incrocia la retta a 25 gradi. Vedete, praticamente a 1,9, insomma. Mi sa che per fare conti precisi ve l'ho fatto tornare facile, ok? Ho preso a caso, ora non mi ricordo ovviamente. Però, quindi abbiamo trovato il punto di riposo. VGS uguale meno 1,9, ID uguale 2 mA. Meno 1,9 volt. Questo è intersezione tra retta di carico e trans caratteristica. Quindi l'ho trovato, quant'è questa corrente? Questa è la ID3, va bene? E questa è VGS3. Quindi qui ci siamo. Ora torniamo un attimo indietro. Questa l'ho trovata. A questo punto ID1 e ID2 per forza di cose sono uguali, sono tutte e due 1 mA. E a questo punto posso ricavare, per esempio, se faccio l'ipotesi che anche i D1 e i D2 siano, che anche i due transistori J1 e J2 siano in saturazione, posso ricavare VGS1 e VGS2. Le G e le S sono queste. Quindi procediamo. Una volta trovato questo, io posso dire che ID1 è uguale a ID2 ed è uguale a ID3 diviso 2, quindi fa 1 mA. A questo punto faccio un'altra ipotesi, che J1 e J2 siano tutti e due in saturazione. E quindi posso ricavare VGS1 e VGS2. Sono uguali, vedete, se prendo 1 mA su questa curva, 1 mA viene qui. Vedete? Allora, questo è 1,8, questo è 2,4, questo punto qui nel mezzo sarà meno 2,1, questo qui sarà meno 2,2. Va bene? Vedete, non si riesce a tirare fuori dei numeri precisi. Però, quindi ho VGS. A questo punto ho abbastanza, perché vedete, una volta che ho VGS posso ricavare quant'è VS1, perché VG lo conosco. Quando ho VS1 posso ricavare VD3. Questo è VD3 e questo è VS1. E quando ho VD3 posso ricavare la VDS3. Allora, facciamo il conto per bene. Quindi VS1 è uguale a VG1 meno VGS1. VG1 è 6 volt. VGS1 abbiamo detto era meno 2 e 2. Quindi meno 2 e 2, in più alto, viene 8,2 volt. A questo punto posso ricavare anche VD1. VD1 è uguale a VDD meno ID1 per RD. Quindi è 15 volt meno 1 mA. Quando faccio il prodotto, 1 mA per kilo ohm fa volt, quindi posso scrivere direttamente così: 1 mA per 5,5, d'accordo? Kilo. Quindi questo mi fa 9,5 volt. Quindi vedete, VD1
S1 è VD1 meno VS1 e fa 1,3 volt. Deve essere maggiore di, perché si è in saturazione, di VGS meno VP. Verifichiamo, VGS è meno 2,2, meno VP, VP è meno 3, quindi è VGS off, quindi questo fa più 3 e questo è 0,8 e quindi questo è vero. Ok. Quindi questa verifica che J1 e J2 in saturazione. Chiaramente questo è conto per J1, ma J2 è esattamente nella stessa situazione. Quindi perlomeno abbiamo verificato che sia J1 sia J2 sono in saturazione e abbiamo calcolato il loro VDS. A questo punto posso calcolare VD3 perché devo andare da VS1, devo fare meno RS per il D1, quindi è 8,2 volt meno RS che è 100,01 in kilo per 1 in miliampere, quindi viene 8,1 volt. VS3, tornate un attimo indietro. VS3 è questo, sarà RSA per il D3, giusto? Quindi VS3 sarà RSA per il D3. E quindi fa 950, 0,95 se faccio in kilo per 2 mA, fa 1,9 volt. E quindi anche questa è in saturazione. VDS3 è VD3 meno VS3 che fa 8,1 meno 1,9 uguale 6,2 volt. Che qui per verificare che sia in saturazione devo confrontarlo con VGS meno VP. VGS è meno 1,9, VP è meno 3, quindi questo è 1,1, ovviamente verificata. Quindi anche J3 è in saturazione. Ok, torna al ragionamento. Così abbiamo ricavato i punti di riposo dei tre transistori, sono tutti e tre in zona di saturazione. A questo punto siamo in grado di andare a calcolare i parametri di piccolo segnale, che poi ci serviranno per il guadagno. Va bene? L'unica istruzione che abbiamo sui parametri di piccolo segnale sono legate al fatto che ci dice J3 è resistivo, quindi le capacità interne di J3 non ci servono. Questa VGS off era meno 3 volte, infatti l'abbiamo adoperata. Allora, dunque, che cosa dobbiamo calcolare? Dobbiamo calcolare quindi i GM, le RO dei transistori e poi le capacità. Facciamolo. Prendiamo prima il transistore 3. Per il GM del transistore 3 in realtà possiamo andare al no, aspetta, uso questo. Possiamo andare al datasheet. Allora, se guardate insieme a me, vediamo un po' se mi sembra che ci sia già esplicitamente. Vedete, c'è qua forward transconductance, questo è il GM in funzione dell'ID. Quindi c'è già. Quindi facciamo così, questo lo copio. Allora, questo è il GM. Ops, no, questo non si vede perché. Questo è il GM. In funzione dell'ID, quindi GM3 è per 2 mA, lo leggo qua sopra, vedete? Ah no, ho sbagliato, non qui. Qui lo devo prendere a 25 gradi, no? Quindi 3, 3,5. Sono 3,5 millisiemens. Che vuol dire 3,5 per 10 alla meno 3 ohm alla meno 1. È un millisiemens, un siemens è un ohm alla meno 1. GM
Vedete, devo guardare questo, devo prendere PVGS off uguale a meno 3 volt, perché altrimenti non mi torna. Chiaro, in questo caso ho proprio il GM già estratto, la derivata della transcaratteristica. Se non avessi avuto il grafico del GM, avrei dovuto estrarre la pendenza della transcaratteristica, che avevo già trovato. Qui, di fatto, questo l'hanno già fatto loro, okay? Me lo fanno già vedere, è più facile da leggere. Per gli altri due sono qua a 1 mA, no? Quindi questo è J3, questi qui sono J1 e J2. 1 mA, va, vedete, più o meno viene 2,5. Ok, aspetta, facciamo una cosa, così metto sullo stesso grafico anche. Anche le capacità, questo lo metto qua. Ok, e poi qui vediamo per le capacità. Le capacità, ok, eccole qua, vedete? Vabbè, mi conviene mettere la CISS e la CRS. Ah no, facciamo prima le capacità, la resistenza d'uscita. La resistenza d'uscita dov'è? Ecco, questo vedete, qui c'è il GM in funzione della VGS. Anche questo potevo usare, chiaramente inserendo la VGS, veniva la stessa cosa. No, invece volevo vedere la resistenza d'uscita, c'è in basso, mi pare, vediamo un po'. Output admittance, output conductance versus drain current, eccola qui. In questa qui la conduttanza d'uscita in funzione della corrente, quindi l'inverso della resistenza d'uscita. Che è successo? Come si fa a farlo in un punto preciso? Poi non lo sposto. Capisco il relazionale. Vabbè. Allora. Dunque qui. Questa è quella che si chiama GO. Qui c'è sbagliato nel GFS, questo è già output conductance. Vediamo a 2 mA e a 1 mA. Allora, GO 3 del transistore 3 viene, questo è 14, diciamo 13. Che vedete, non cerco di essere troppo preciso perché è inutile, no? Poi in realtà ho sbagliato anche. Invece devo prendere la curva a 25 gradi. E a 25 gradi viene 15 più, viene 14. Cancelliamo. Questo no. Come vedete, bisogna stare attenti quando si parla troppo mentre si fa l'esercizio, poi si sbaglia. Questo è 14. Questi sono micro Siemens, va bene? Quindi per 10 alla meno 6 ohm alla meno 1. Quindi posso ricavare RO 3, che è l'inverso di questo. Se fate conto, l'inverso di questo è 70 kΩ. 14. 100 diviso 14 fa 7 praticamente, quindi questo è 70 kg. Invece GO1, che sarà uguale a GO2, viene 12 microsiemens, direi. Quindi 12 per 10 a meno 6 ohm alla meno 1. Se faccio l'inverso di 12 viene un po' più di 8, viene 8125. E quindi diciamo 8 e 125, no, cioè non 81 e 25, 81 e 25 kg. Se avete la calcolatrice fate il conto anche voi, perché io vado un po' a sentimento. Allora, va bene,
queste sono le resistenze e gem. Ci servono le... Questo non è solo G3, è anche G2 e G1. Vi ho fatto tutto. Adesso le capacità. Per le capacità bisogna prendere quei grafici che abbiamo visto qua. Quindi per le capacità abbiamo questi. Vi ricordate, c'è la CISS e la CRSS. Allora, questi li prendiamo e li copiamo di qua. Perché a volte viene così. È bello OneNote, però ogni tanto no. Poi non capisco, ma non capisco per come faccio a poi a modificarlo se lo voglio. No, se faccio così. Poi non me lo fa spostare. Come? Qui no, non fa niente. No, dovrebbe essere una cosa di... che questo qui faccia. Ah! Ah, ok. Allora, dunque, VGS ce l'abbiamo. Allora, per il G3 era meno 1,9, ricordate? Vedete, era qui un po' difficile. Queste due. Ecco, qui... guardate le curve. Allora, cosa sono queste quantità? Questa CISS è la somma di CGS più CGD. E questa qui è soltanto la CGS. No, ho sbagliato. Questa è soltanto la CGD. Ok. Allora, quindi, come la prendo? Non è banalissimo, perché vedete, io ho VDS, il primo ce l'ho qua, queste due 1,9 qui più o meno, no? E quegli altri hanno VGS uguale a 2,2, quindi più o meno è qui, non è che cambia molto. Vediamo se mi ricordo, se recupero le VGS, le VDS. Qui la VDS era 1,3, quindi direi che è più vicina a 0. Qui la VDS era 6,2, quindi direi che è più vicina a 10. Ok, quindi... usiamo questa cosa, prendiamo questo punto qui per J3 perché è più vicino a 10, questo punto qui per J1 e J2 perché è più vicino a 0. Va bene, vedete, non è che si sbaglierebbe di molto, si può anche provare a interpolare, ma insomma mi sembra una complicazione eccessiva. Prendiamo un punto nel mezzo, tanto sempre lì andiamo a parare. Quindi io farei un C. Dunque, va bene, questo qui è un 2 picofarad, va bene, e questo qui quanto sarà? 2,3. Prendiamo così. Questa parte facciamo lo stesso. Abbiamo qua che è questo per J3 e 2,2, direi, bah, facciamo quel conto tondo, diciamo che è questo per J1 e J2. Quindi CGD di J3 è tra questo e questo, diciamo punto di mezzo, è 0,9 picofarad. CGS1 uguale a CGS2 uguale a 1,2 picofarad. In realtà per il 3 non servono le capacità, perché ci dice che è resistivo, e quindi lavoro inutile per il 3. Non serviva, insomma, ormai ci siamo, facciamolo, però non, chiaramente non serviva. Allora, CISS3 è uguale a 2 picofarad e quindi CGS del 3 sarà 2 meno 0,9, verrà 1,1 picofarad. Bene, perché devo sottrarre questo che ho già trovato. CISS dell'1, che è uguale a quello del 2, verrà questo punto che è 2,3, abbiamo detto,
quindi CGS 1 è uguale a CGS 2, viene 1 e 1 picofarad pure. Vabbè, in generale CGS 1 non è mai più piccolo di CGD, eh? Questo è CG, scusate, questo è CGD. Quindi io qua, tanto visto che ci siamo, diciamo che è un 2,4. Perché non so come l'ho preso, ho fatto un po' occhio, ma insomma non li voglio prendere. Prendiamoli nel caso uguali, ma non più piccolo. Quindi se lo prendo 2,4 viene 1,2, 1,2. Tenete presente quando i dati si prendono dai grafici vengono con un po' di errore e accettato normalmente, quindi non... Diciamo, non sarebbe stato un errore in nessun caso, perché comunque un po' di tolleranza lì c'è. D'accordo? Quindi ce li abbiamo. Possiamo fare i conti a questo punto sia centrobanda sia limite superiore di banda. Allora, vediamo di fare il centrobanda, amplificazione centrobanda. Questo è VI mezzi, va bene, la mettiamo qui, poi l'applichiamo sul gate. Poi che cosa facciamo? Sfruttiamo il fatto che il circuito è perfettamente simmetrico e quindi dobbiamo però stare un attimo attenti, perché che succede? Il circuito è perfettamente simmetrico, quindi questo nodo non varia di tensione. Per cui io dal punto di vista differenziale posso considerarlo a massa. D'accordo? Perché ricordate come nel discorso c'è un effetto, l'effetto della V i mezzi è uguale opposto all'effetto della meno V i mezzi su quel nodo e quindi la risultante è 0. Quindi quel nodo è per le variazioni a massa. Questi due sopra, questo qui dove c'è C ed R, invece va un pochino... bisogna fare un ragionamento su questo. Il ragionamento che si fa è il seguente. Lo faccio prima di disegnare tutto. Allora, facciamo così. Il ragionamento è questo. In pratica avete qui V di 1 e qui V di 2, C e R. Questi due nodi si muovono in modo antisimmetrico. No? Per dove sono quando si alza V di 1, V di 2 si abbassa della stessa quantità perché vedono il mondo perfettamente a specchio. D'accordo? Allora, posso adoperare uno stratagemma di questo tipo e fare la seguente operazione. Io scrivo questa cosa come 2C in serie a 2C e questa la scrivo come R mezzi in serie a R mezzi. Perché posso fare così? Perché a questo punto io so che questo nodo qua e questo nodo qua sono a massa per le variazioni. Questo non variano perché di nuovo V di 1 si alza della stessa quantità di cui si abbassa V di 2, quei due punti che sono sull'asse di simmetria praticamente vengono influenzati esattamente nello stesso modo dai due generatori, ma con segno opposto e quindi non si muovono. D'accordo? Quindi in pratica che cosa faccio? Sostituisco questo circuito qui a questo. Lo metto nel disegno iniziale e a questo punto sia il punto di mezzo come questo punto a comune sono perfettamente hanno una tensione che non varia quando applico una tensione differenziale. E questo mi semplifica molto il calcolo perché a questo punto io posso schematizzarlo così, lo metto per le variazioni a massa. Una volta che faccio così, studio soltanto questo pezzo, perché tanto questo nodo è noto. D'accordo? Quindi il circuito da studiare diventa questo per le variazioni, quindi in modo differenziale. Ho
in mezzi, questo è il piccolo segnale, questo è il gate, poi qui c'è il source, G1, S1, dal source ho una resistenza RS e qui vado in un punto che ammassa per le variazioni, no? Poi qui c'è il drain ha un generatore GM1 VGS1, in parallelo una resistenza RO1, ok? Poi da qui verso massa c'è la RD, qui c'è massa, e da qui verso massa c'è R mezzi, e poi la capacità centrobanda non la considero, d'accordo? Quindi il circuito è questo. La tensione d'uscita viene prelevata qua, quindi a questo punto qui, rispetto al punto centrale, vale V mezzi. Quindi la tensione tra questo nodo e questo nodo vale V mezzi. E quindi posso calcolare V su V. D'accordo? Allora, qui mettiamo un po' di numeri per vedere se possiamo fare qualche altra approssimazione. Questo qui è 5500, va bene? R mezzi, che in parallelo è R quant'è? 100K. Questo è 100K. Quindi 5500 in parallelo a 100K farà 5300. Non è che... aspettate, non ho una calcolatrice. Se faccio 5500 per 100 diviso 105.500 viene 5213. Cosa avevo detto? 53 forse? 5213. 52, eh? Quindi questo è circa 52. Questa RO1 era 70K, giusto? 70 kilo. E questa RS era 100 ohm. Allora, perché ve le evidenzio tutte? Perché vedete, in pratica, questa cosa mi semplifica molto. RO1 è molto maggiore di RS e anche di RD parallelo a R2. Per cui posso trascurarla. Avevamo fatto questo ragionamento sempre. Quindi se la levo mi semplifica molto il circuito. Una volta che la tolgo, perché mi si semplifica molto? Perché a questo punto conosco quanto vale VGS1. Vedete, io posso fare questo ragionamento. VGS1 è uguale a VG, che è V in mezzi, meno VS1, che è I, e VS1 che è la corrente, che a questo punto, una volta che ho tolto la RO1, è VGS1, è GM1 VGS1 per RS. E quindi vedete, in questo modo io ho ricavato VGS1 in funzione di VI, viene un mezzo per VI che moltiplica 1 su 1 più GM1 RS. Ok, allora una volta che ho GS1 ho la corrente VGM, GM1 VGS1, questa corrente passa nella resistenza, quindi V mezzi sarà uguale a meno GM1 VGS1 per il parallelo tra RD e R mezzi. Andiamo a pagina avanti. V mezzi sarà uguale a meno GM1 VGS1 per il parallelo di RD ed R mezzi. Quindi sostituisco
GM1 viene VI mezzi per 1 diviso 1 più GM1 RS1 per R di parallelo R mezzi. Io ho sbagliato prima. Che devo fare R di parallelo R mezzi, mi ho scritto 100k, ma 100k è R, R mezzi è 100k diviso 2. Quindi quel parallelo non fa, farà, viene circa 5.000, perché devo fare 5.500 per 50.000 diviso 55.500, ok? E questo mi taglia tutto, 4.954, praticamente 5.000. Quindi... Allora, va bene, abbiamo tutti i numeri, sostituiamo, quindi ho VO su VI, che è l'amplificazione a centrobanda, mi viene meno un mezzo, no, il mezzo sparisce, 2 va via col 2, quindi meno GM1 per RD parallelo R mezzi, diviso 1 più GM1 per RS1. Sostituiamo, GM1 non mi ricordo quant'era. Era venuto 2,5 millisiemens, ok? Quindi meno 2,5, ok? Posso anche qui levare milli, tanto, se scrivo R in kilo ohm, per 4,954, vedete, ho messo un punto qui, diviso 1 più 2,5 per RS1 che è soltanto 0,1 in kilo ohm, va bene? Questa è l'espressione. Quindi adesso prendo la calcolatrice e lo faccio il conto. Quindi 2,5 per 4, no, 5,4 farà 12,5 all'incirca, no? Quindi 12,385, vabbè. Diviso il denominatore che è 1,25 e quindi viene quasi 10. 9,9. Col meno. Il meno ovviamente per come ho preso i segni 9 e 9, quindi insomma quasi 10 di amplificazione. Ok? Quindi abbiamo risolto l'amplificazione centrobanda. Io direi che facciamo una pausa perché ci vuole un po' per fare il resto. Ok? Poi dopo ripartiamo.